Andiamo a sbloccare Lola perché sono arrivato al 30. Intanto mi prendo B800, che non l'avevo ancora sbloccato. Ho aspettato. Giustamente non ho giocato per diverso tempo, quindi vai. Eccola qua. Perfetto. Quindi abbiamo Lola da provare e da livellare. E a sto punto direi di mettergli i potenziamenti, ragazzi. Ok, pure qualche cosa d'avanzo. Andiamo a potenziare. Allora. Vai così. Quindi l'abbiamo a livello 9, quindi possiamo trovare i gadget e tutto il resto. Adesso però, prima di andare a prendere i gadget, io direi che sarebbe il caso di potenziarmi il pocio. Almeno possiamo trovare anche i gear. Miglioriamo il nostro pocio. Vai, più 200 a salute, più 105 a cura e sbloccato lo slot di equipaggiamento numero 1. E anche danni aumentati. Ci piace. Eccolo qua. Slot equipaggiamento sbloccato. Allora, equipaggiamenti. Doni ai tuoi brawler delle abilità extra di tua scelta. I brawler riceveranno il loro primo equipaggiamento a livello 10. Alcune risorse con cui realizzerai gli equipaggiamenti. Realizza i tuoi equipaggiamenti, ognuno dei quali può avere 3 livelli. Ok. Con i frammenti. Perfetto. E gettone equipaggiamento. Quindi diciamo che il primo ce l'hanno regalato loro. Realizza. Perfetto. Abbiamo il nostro primo equipaggiamento. Ottieni più gettoni e frammenti per gli equipaggiamenti delle casse brawler o del negozio del club per realizzare e migliorare gli equipaggiamenti. Molto buono. Andiamo avanti. Cassetta enorme. Frammenti per equipaggiamento. Oh, robina. Eccola qua. Gadget di Lola. Trovato. Subito, subito. Molto veloci. Ok. E vai. Abilità stellare di Lola. Allora, pocio. Pocio. Io posso andare con i gettoni che abbiamo trovato a potenziare questo gettone con 200 per farlo diventare livello 2. Va benissimo così. Ciao Francesco. Ok. E posso andare a fare pure gli altri, penso. O si devono cambiare? Ecco. Posso realizzarli, vedete? Adesso mi dà quanti gettoni ho e quanto posso realizzarne. Velocità. Ho realizzato quello velocità. Posso realizzare quello salute. Con 80 di questi frammenti. Posso realizzare quello danni. 80 e poi dopo diventa 200. Ok. E poi posso andarmi a realizzare resistenza. E lo faccio diventare subito livello 2. Quindi io in pratica adesso a Pocio, essendo di questo livello, quindi livello 10 e non 11, posso mettere in questo slot uno di questi. Quindi posso decidere di prendere resistenza che praticamente riduce la durata degli stornimenti e diminuisce l'effetto di rallentamento del 30%. Oppure danno di livello 2 in questo momento fa causare al brawler il 15% di danni in più quando la sua salute è sotto il 50%. Oppure difesa dal brawler uno scudo danneggiabile da 450 punti salute che se ne genera in 10 secondi quando il brawler ha salute piena. Quindi wow. Enorme. Enorme, enorme. È un raggio. Ah, lungo e ampio. Ok, ci piace, possiamo provarlo. Aia. Benvenuto a Vistariscio. Non so se si pronuncia realmente come l'ho pronunciato. Aia. Ok, preso. Ho fatto pure una kill. Evviva Peppe. Bravo Peppe. Oh, devasto! C'ha un ottimo raggio, non so cosa fa la super. Proviamola. Che faceva la super? Non ho capito che faceva la super, raga. Ah, sto morendo. Ok. Adesso siamo in vantaggio grazie a voi perché io veramente sto scherzando veramente tanto, anche perché non sto manco mirando. Cosa fa la super, raga? Crea un clone tipo copia, ok. Ma me lo devo tirare addosso per caso? Per clonarmi? Aia, no! Vai, eliminalo! No, che sfortuna, raga. Ok. No! Ho dovuto levare tutti i pinguini perché sennò moriva Francio. Ok, gli ho levato pure la torretta perché mi preoccupava. Olè, ah! Ho capito però, devasto, mi tira.
Aia, sono pirla perché sono andato verso destra. Ok, quindi devo mettere il clone su di me. E allora mi clona. Se no, no. Ok. Ok, ma clonato, raga, ma clonato. Sì, ma mi copia proprio nel senso che mi insegue fino alla morte? Vai così, vai così. Vinta, portata a casa, ok. Si prosegue. Ok. Pronti all'assalto, vai. Brum, brum. Devastazione. Ok, mai lisciato. Va benissimo così. L'ho messo abbastanza bene. Madonna, è una mitraglietta, raga. È una mitraglietta. È fantastico. Dice venite su Twitch oppure una yoka selvatico vi divorerà, ecco. Domani a mezzogiorno. Allora, c'è un problema logistico. Quando praticamente voi siete rallentati, il vostro doppione non è rallentato, si sposta. Lui no! Porca miseria. Ma ha smontato il doppio. Guardalo, guardalo quello. Maledetto! Ok. Vai così. Ah, hai preso il muro. Ho preso il muro, fratelli. Ok. Presa. Anzi, preso. No, no. Non fate scherzi. C'era il computer che mi diceva ti vuoi riavviare per vari aggiornamenti? No. Devasto. Allora, io farei una cosa un po' azzardata, così. Oh. Grazie, lo scudo mi ha salvato, mi ha protetto. Olle. Aia. Ok, l'ho eliminato uguale. Enorme. Vediamo un po' che succede in rapina. Ma ce n'hanno una FK, raga? Sì. Allora, io devo fare una bella cosa, allora. Vediamo un po'. Oh, stava FK, ma è ritornato subito Vispo. Guarda che maledetto, mi sta a fregà. Vabbè. Non ho sprecato il doppione, però, dai. L'importante è non sprecare il doppio. Il doppio conviene tenessilo. Devo usarlo nel momento giusto. Ok, questa non è molto sveglia. Fortunatamente. E lui è più sveglio. Oh. Oh, devasta. Devasta. Aia. Però mi piglia. No, devasta. Mi piglia male. Ok. Andiamo di ricaricare. Oh, benissimo. Ci piace, raga, ci piace. Eccolo, eccolo. Arriva. Giusto a dritto. Devasto. No, si sono allargati i personaggini, i doppioni, no. L'ho ricreato. Mamma mia. È enorme. Devo craftarli per ogni brawler. Dice, vabbè, vado a giocare a Clash Mania dopo. Ma io mi sparo.